Qua vanno, vengono. Chiudi a chiave, fai qualcosa. È una tenda, mettiamo un soffietto. Scusa, voglio raccontare questa roba. Ero seduto sul divano quando a un certo punto mia moglie entra in casa. Ho fatto la cazzata, sì. Entra, arriva. Fabio, devo dirti una cosa che cambierà in positivo la nostra esistenza. Ho detto, mica è fallita l'OVS. No, no. Cioè, hai scoperto che la tua macchina, oltre alla seconda, ha altre tre marce. No. Hai finalmente capito cos'è la trappola del fuorigioco? La trappola del fuorigioco. Mi fa, diventerai papà. Ah. No! Oh, Fabio. Nebbia. Ha detto, we are waiting for our baby. Esatto. Lei. Nebbiume. Sto svenendo. 9,8 la forza di gravità. Ho detto, figa, sto svenendo. Con la coda dell'occhio vedo che sulla traiettoria di svenimento c'era lo sgabello dell'IKEA, a Neboda. No, lo sgabello a Neboda, 2 mesi per montarlo, no? Cazzo, lo spacco se cazzo sposta. Ma come faccio? Ho detto, no, sto svenendo, svengo, lo spacco, ecco. Mi risveglio e realizzo. Ho spaccato lo sgabello a Neboda. No. Cioè, 2 mesi. Sì. Troppo. Sono momenti che segnano. Non siamo mai pronti. Sono delle cose che proprio... Noi uomini non siamo mai pronti e lì, quando realizzi, inizia la gravidanza. 9 mesi. Che sono tanti, ragazzi. Vabbè, 9 mesi. Non... va bene, i conigli dura 2 giorni. Infatti lo vedi il coniglio maschio, fa, vieni, bella, vai, ci vediamo dopo domani. Proprio così. Com'è che fa il coniglio? Dopo domani, mi chiama. Mette il coniglio, che non lo conosce. Meglio di una puntata di Quark. L'unico mammifero che tra l'altro non salta, il quale dura di più la gravidanza, è l'elefante. Dura 2 anni e mezzo. Ve lo giuro, infatti lo vedi l'elefante maschio così. Non ne posso più, porca troia. Un anno è passato, un altro anno e mezzo, proprio così, lo vedi la sofferenza. Inizia, io sintetizzerò la gravidanza in 3 terminologie. Sì. Allora, alimentazione, terminologie, alimentazione, umore e schiavitù. Andiamo a analizzare le categorie. Alimentazione. Tua moglie in gravidanza incinta non può mangiare nulla. Ma mangiatela una fetta di salame. No, non posso. No, salame no. Formaggio, ma no. Posso mangiare. L'insalata la puoi mangiare o no? Sì, sì, l'insalata sì, con però... un bel tocco di bicarbonato sopra, cioè è una palla con dentro così. Questo perché? Per colpa di cosa? Di un batterio. Quale? Sì. Toxoplasma si chiama, è lungo 3 mm, pensa che l'unità di misura è il micron, cioè proprio si usa per misurare le ragnatele, figurati. E questo batterio ha vita di 3 giorni, lui nasce, fa, ah, che bella la vita, ti infetta, fa, oh, il terzo giorno fa, scusa, e muore. No. La vita di me. Guarda che interessantissimo, perché, cioè... Sì. Ma sai perché? Perché tu riesci a sintetizzarmi con 3 parole. È chiaro. Sei bello che mi fa sentire, è importante. Schiavitù? Schiavitù il secondo. No. Umore, lei ti sta dicendo... Lui. Guarda che bella vita, io sono contento, vita di merda! E tu sai che ti fai... Oh. Perché sono un po'... sono gli ormoni. Andiamo a mangiare il gelato al lago, lo odio il lago! Ma che ti fai? Piano, no? Che tu sei lì che fai... Stai fermo, ti vedo muovere, cazzo! Non ha di certo la sua stabilità. Ma no. ma neanche mentale, se vogliamo dire la cosa. Schiavitù. Lei è seduta e dice, mi vai a prendere il cucchiaino, amore? Ti vado a prendere il cucchiaino. Mi vai a prendere il bicchiere? Ti vado a prendere il bicchiere. Mi vai a amore, hai rotto il cazzo. No, non si dice. E lei ti dice, ma io ho una vita qui dentro. E io avevo una vita là fuori. Di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? No. Meno agitato perché ho capito che non c'entri. Adesso? Meno. Chiavi tu che si concretizza. Si dinoccoli, continui. Si dinoccoli, che mi piacciono, sì. Si dinoccoli. Posso dinozzarmi? Com'era la storia? Riesci anche a dire sei forte. Wow. No, comunque, si concretizza questa schiavitù in un martedì anonimo, 2.45 di notte. Le fa, amore, hai presente quel gelato, il croccantino con dentro la marena? Me lo vai a comprare? Amore, sono le 2.45, dove vado? Vabbè. No, al Carrefour 24 ore su 24. Ma stai scherzando? Cioè, uno stronzo ha inventato sta roba qua. No. Allora, lei sta nominando parole. Ma si prende la responsabilità di quello che dice. No, perché poi sono arrivato là dentro, guarda, al Carrefour 24 ore su 24 e sono aperte le porte. Eravamo solo io e il cassiere. Ci odiavamo a vicenda. Lui odiava me perché teneva aperto per me. Io odiavo lui perché teneva aperto. Proprio un odio reciproco, proprio una sfida. Dai, ci siamo avvicinati e alla fine ci siamo abbracciati. Che vita di merda! Dato un abbraccio. Aspetta. Vabbè. C'è un applauso. Ringrazio. Perché si dinocchia, capito? Si dinocchia.
adesso. Comunque è nata mia figlia, me lo ricordo come se fosse ieri. Lei è molto dettagliato su elefanti e batteri, sulla la magia della nascita, cioè, un po' meno. Magia, magia, magia. Guardi, avevo più capelli io prima. Magia. È uscita. È una magia. E io... No, no, no! Nebbia, ho detto, mica un déjà vu, dov'è lo sgabello? Guardavo se c'era lo sgabello, sono svenuto in ospedale, mi sono risvegliato su un lettino con una tizia vestita da infermiera con una bottiglietta d'acqua. Ho detto, cioè, mi sono ubriacato di nuovo. No. E lei mi fa, congratulazioni, papà. Cioè, mica come passa veloce il tempo. Amore, amore, no. Sei cresciuto, amore mio, mi ha chiamato papà. Amore, amore mio, però sei anche una subito. Bella ragazza. Lei subito ha sentito? No. Ha detto, sei anche una bella ragazza. Sei anche una bella amore ragazza. Mio. Niente, adesso ce l'abbiamo a casa, mia figlia. Vabbè, ce l'abbiamo a casa, sì. Vabbè. Ce l'abbiamo a casa. Noi dovremmo... Secondo me, azzardo, ma per qualche anno ancora. Allora, ce l'abbiamo a casa. Dovremmo attingere dal comportamento dei bambini. Una prima cosa a cui dovremmo attingere, lei per esempio esprime emozioni contrastanti nel giro di un secondo e mezzo. Lei piange, vomita e scorge. È la bimba. Pensa se potessimo veramente farlo, farla propria, no? Che meraviglia. Posto di blocco, ti fermo. Documenti tu. Allora, no, ci mancherebbe, ma vada via. No. E chi la ferma più? Ma vada. Ma perché immaginare il posto di blocco? Ma che ne so? Cioè... Io... Altra cosa? Scusa, anche il primo appuntamento diventerebbe qualcosa. Ma perché no? Di perché, certo. Perché no? L'altra mattina mia figlia era sulla sdraietta, quella elettrica, no? Sul tavolo. Quella elettrica, sulla sedia elettrica. Sdraietta. Sulla sedia elettrica. Elettronica. Elettronica. La sedia elettrica mette la figlia. No. E si muoveva così, no? E mi guardava fissa così. Molto shining come momento. Sì! Faccio Martina e faccio, mi è venuto il pane, anzi ho detto, poi ho scoperto che loro i primi giorni fino a un tot non vedono oltre i 30 centimetri, ecco perché faccio così, faccio, pensa se potessimo adottarlo con la suocera, dall'altra parte del marciapiede che mi fa, Fabio e tu, ma non devi fare gni, basta non vederla, non è gni. Gni. Adesso è nella fase in cui ha scoperto le mani, così. Ah, sì. Ricorda me quando ho visto il primo giornaletto porno così. Che bella immagine. Ma ha ricordato quanto quello. Quanto amore paterno. Ora, in tutto questo io sono qua, vi ho rubato questi 6 minuti per dirvi una cosa, anzi per concludere con questo. Io a questo punto auguro ad ognuno di voi di poter spaccare nella vostra vita più sgabelli a neboda possibile. Grazie. Vado.